Anche se mi dispiace interrompere il sogno, come ce ne andiamo da qui? Dovremo scendere dall'esterno della torre. Credo possiamo andare per di là. Che panorama! Non c'è tempo per ammirarlo. Potrebbe essere l'ultima cosa che vedrò, quindi meglio che me la goda. Vuoi andare per prima? Dopo di te. Non credo che tu sia ingenua. Sì, invece. Su questo sei d'accordo con la concubina. Beh, è l'unica cosa su cui siamo d'accordo. Voglio dire, di certo non la trovo attraente. Dico davvero. Davvero non trovo attraente la concubina. E perché pensi che io debba saperlo? Perché è chiaro che non mi credi. Non capisco perché cerchi di convincermi. Perché poi dovrei trovarla attraente? Non lo so. È tutta viscida. La bellezza non è solo apparenza. E poi è pazza. Sei gelosa. Certo, come no? Ok, negalo pure, ma la verità la sappiamo entrambi. Hai mai abbandonato qualcuno nel corso delle tue avventure? Beh, c'era una ragazza... Ah, che voce melodiosa. E poi ce n'era un'altra... Qualcuno di cui ti importava? A me importa di tutto. Sono un tipo premuroso. Questo posto è stato costruito per l'amore, eh? Non di quel genere. Del genere che dura. La gente fa follie per entrambi. La concubina ha venduto l'anima ad Ahriman come gli altri corrotti. Nessuno sa chi fosse veramente. Forse non lo sa neanche lei. Ahriman le ha dato il potere dell'illusione, di diventare chiunque volesse diventare, di far credere alle persone qualunque cosa gli volesse far credere. E tu puoi creare un'illusione? Se può la concubina? Non lo so. Questi poteri stanno crescendo e stanno cambiando. Non so cosa sarò in grado di fare o se se ne andranno all'improvviso. Ah, non se ne andranno. Ormazda, se ci sei, ti prego non farli andare via. Se tu e la concubina avete entrambe poteri magici... I miei poteri vengono da Ormazd, i suoi da Ahriman. Non abbiamo nulla in comune. Per caso le tue scritture non dicono come distinguere le illusioni della concubina? L'unico modo è spezzare l'illusione attraverso il contatto fisico. Ma anche questo metodo non sempre è sicuro.